Inter 2, Monza 0, è finita così la prima giornata di Serie A. Speriamo che porti bene al Monza di aver perso con quasi lo stesso risultato di un anno fa. Un anno fa si perse 2-1 contro il Torino, quest'anno 2-0 contro l'Inter, avversario diverso come qualità rispetto ai Granata. L'Inter vice campioni d'Europa, l'Inter lotterà per vincere lo scudetto. Io credo che il Monza ha fatto la sua onestissima partita per 60-70 minuti, ha fatto anche una prestazione più che discreta. Mi è piaciuto il primo tempo, mi è piaciuto l'impatto con il secondo tempo, non mi è piaciuta la reazione del Monza dopo il 2-0. Il Monza dopo il 2-0, che è arrivato al minuto 76, se non ricordo male, ha mollato. E mi dispiace vedere una squadra che molla gli ultimi minuti. Però noi siamo questi in questo momento, non bisogna fare drammi. Credo che si dovrà fare qualcosa sul mercato e anche in maniera urgente. Deve arrivare un attaccante, deve arrivare un centrocampista centrale. Qualche giocatore che non rientra nei piani deve essere ceduto. Credo che Pedro Pereira faccia fatica a giocare in una squadra di Serie A, credo che Maric faccia fatica a giocare in una squadra di Serie A, anche se poi Maric è stato fermo praticamente un anno e più. E devono arrivare due giocatori, un centrocampista centrale, un attaccante, forse anche qualcosa di più. Però sono fiducioso, resto fiducioso, senza... Non è una sconfitta contro la squadra che ha fatto una finale di Champions League qualche mese fa a dovermi preoccupare, anche perché, ripeto, la prestazione c'è stata. Se il Monza avesse giocato 90 minuti come ha giocato l'ultimo quarto d'ora sarei preoccupato. Monza ha fatto una buonissima prestazione, ha forse calciato un po' troppo poco in porta, ma questo è un problema che diciamo già da tempo. Ha pasticciato un po' troppo secondo me là dietro, dove i gol praticamente sono nati su due uscite errate del reparto difensivo. Credo che però il risultato sia stato assolutamente giusto. Ci manca forse un po' di qualità nella batteria delle riserve, ma resto assolutamente, ripeto, fiducioso, perché mi fido di questa proprietà, mi fido di Adriano Galliani. Questo Monza che ha perso la sua guida in queste ultime settimane, che era Silvio Berlusconi. È chiaro che senza la passione e la forza economica di Berlusconi, questa è una società che perde molto. Non so quello che accadrà nei prossimi mesi, non voglio nemmeno espormi in questo momento. Credo che qualche cambiamento ci sarà, però ripeto, io resto davvero molto molto fiducioso, perché nel momento in cui tu fai un mercato, o meglio costruisci la squadra rinnovando contratti importanti a giocatori, ripeto, molto molto importanti, io credo che ci sia la voglia comunque di costruire un Monza forte. La nostra portata è quella prossima, quella contro l'Empoli. Bisogna cominciare chiaramente a fare subito punti, senza ansia, senza particolari preoccupazioni. C'è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata. Come ricordava l'amico collega Marco S, difficilmente il Monza farà peggio dello scorso anno, toccando ferro. Lo scorso anno si fece un punto nelle prime sei partite, e quindi credo proprio che quest'anno possiamo fare decisamente meglio in questo inizio di campionato. Però davvero cancelliamo il pessimismo e cerchiamo di vivere con tanta positività e tanta felicità questa Serie A, teniamocela ben stretta. E come ha detto Raffaele Paladino, l'obiettivo quest'anno deve essere assolutamente la salvezza, a maggior ragione che, ripeto, abbiamo perso un leader, un grande presidente come Silvio Berlusconi. Ora la palla passa ad Adriano Galliani, mi auguro che nei prossimi giorni possano arrivare un paio di acquisti importanti
e credo davvero che con l'Empoli vedremo già un Monza ben diverso. Buonanotte ragazzi, scrivetemi qui sotto la vostra opinione, le vostre idee e ci vediamo presto. Venerdì torniamo con Binario Sport, un abbraccio.